immaginato questo. Voi non siete la classica platea di conferenze che appunto uno fa per spiegare alle persone delle cose in sequenza per permettere di comprendere un tema come fanno tutti i conferenzieri. Siete chiaramente persone che l'esperienza di Medjugorje la conoscono, l'hanno vissuta, magari non esattamente tutti gli aspetti della storia li conoscete, però avete comunque una competenza, una conoscenza di massima. Quindi non vi farei una classica conferenza di quelle riguardanti o Fatima o Medjugorje o comunque le apparizioni mariane. Farei un'introduzione anche abbastanza rapida e lascerei spazio però a un po' di domande, perché credo che oggi fondamentale per comprendere Medjugorje sia il trovare risposta ad alcuni interrogativi, qualcuno lo dirò anch'io, che sono però fondamentali, perché in tutte le occasioni in cui mi trovo a discutere, a dibattere, a parlare, talvolta anche a litigare, sul tema di Medjugorje e sul tema delle apparizioni mariane, la cosa drammatica di cui mi trovo ogni volta a constatare l'esistenza è il problema di fondo che chi crede nelle apparizioni mariane non sempre ha utilità o necessità di conoscerne la storia nei dettagli, perché, come a dire, se mi piace il gelato al lampone anziché quello al limone è un gusto mio, quindi io so che il lampone mi piace di più e sono contento. No, invece uno deve capire anche quali sono le singole caratteristiche dei singoli gusti oppure delle singole apparizioni, per fare questa metafora. Questo è uno dei motivi per cui spesso io dico che comprendere l'apparizione di Medjugorje rientra in un aspetto di fondo che voi ai pellegrini che accompagnate immagino direte sempre, però io lo traduco con una battuta che forse alcuni di voi già conosceranno, che è quella di un mio zio che era parroco a Napoli, e una vecchietta un giorno gli dice: scusate parrocchia, una domanda, prego, ma la Madonna di Montevergine e la Madonna di Pompei sono sorelle? Voi vi chiedete, ma perché questo ci dice sta cosa? Per un semplice motivo, che noi spesso, quando parliamo delle apparizioni mariane, abbiamo la tentazione di essere in questa dimensione del tifo. Io sono di, come diceva già in tempi antichi qualcun altro, no? Io sono di Paolo, io sono di questo, io sono di quell'altro. Oppure, come in questi ultimi tempi mi viene più facile anche dire, pensiamo alla particella centrale e non alle due cose essenziali che vengono prima o dopo. La Madonna di Fatima, la Madonna di Medjugorje, la Madonna di Lourdes. Una volta sopra il piano dove abito, diciamo dove abitavo un po' di tempo fa, venne una famiglia che era lei pugliese, lui un ufficiale della Marina francese, sposati con 6 figli e si erano conosciuti a Lourdes. Lei mi conosceva per le cose di Radio Maria, è molto cattolica e così via, quindi una volta mi disse: guarda, però te lo devo dire, ti devo raccontare, sono stata a scuola qui vicino. A un certo punto, ovviamente, il fatto che io fossi pugliese e mio marito francese ha suscitato un po' di curiosità, e una signora, sapendo anche appunto ero cattolica, cosa mi ha chiesto: ah, ma come mai? E io ho detto: no, perché ci siamo conosciuti a Lourdes. E questa mi fa: ah, bello, però la Madonna di Medjugorje è meglio. Questo è un aspetto che dobbiamo sempre tenere presente. La Madonna ovviamente è una sola, ma noi possiamo talvolta averla questa tentazione, perché ovviamente è come le squadre di calcio: se noi ci guardiamo la partita della nazionale siamo tutti contenti e tutti tifosi di quegli azzurri, poi però fanno Roma-Napoli e ci si scorna, Inter-Milan e ci si litiga, no? Il rischio qual è? Quello che noi che abbiamo per grazia, perché è una grazia, vissuto l'esperienza di Medjugorje, il rischio che corriamo, e ce lo dobbiamo dire con franchezza, è che anche noi entriamo in questa dinamica, no? Però la Madonna di Medjugorje è meglio. In qualche modo questo non ce lo possiamo permettere, perché non è che possiamo dire: che ora è? Immaginiamo in paradiso, no, ste Madonne attorno a un tavolo con i vari titoli, sono le 6:15, allora io, dice quella di Medjugorje, devo andare, scappo perché, anzi sto in ritardo, ho l'appuntamento alle 6:15, e le altre dicono: e vabbè, la cena a Giuseppe, mo chi la prepara? E vabbè, mi sacrifico io, che ne so, quella di Lourdes. Non possiamo dire cose così, nemmeno come battute, perché l'essenziale della nostra fede è Gesù Cristo, è l'unica Madonna che lo ha generato, l'unica. Ma allo stesso tempo dobbiamo sempre più fortemente comprendere che questa Madonna non è, con tutto il rispetto per la statua che abbiamo qui e per tutte le altre immagini che abbiamo, una tizia che sta sulla nuvoletta in cielo, come ce la raffiguriamo in quella statua o in tanti altri casi,
nell'ambito etereo di questo paradiso. Lei è una che per un bel po' di anni, 60, 70 anni, ci sono varie versioni, ha vissuto sulla terra tale quale a noi, a voi, voi mamme che state qui, voi mogli che state qui, state facendo la medesima cosa che 2000 anni fa ha fatto lei. Se all'epoca c'era l'asilo, avrebbe detto alla vicina qualche volta: scusa, mi pigli Gesù che oggi ha dato un po' di fretta, oppure fai venire a giocare Pasqualino a casa mia che Gesù si sente solo, oppure scusa, ci avessi un po' di zucchero, ti avanza un po' d'olio, l'ho finito. Noi spesso dimentichiamo questo aspetto che è essenziale, perché quando diciamo che la Madonna risponde ai nostri bisogni, risponde alle nostre difficoltà, ci sta ad ascoltare, fra i tanti motivi c'è anche questo, perché lei, se l'è vissuta tale quale a noi, a fine mese non arrivava, ve lo garantisco, non ho letto i Vangeli apocrifi da nessuna parte che dicono che arrivava l'angioletto con il saccottino, che ne so, all'epoca che erano i sesterzi, immagino, no? Arrivava il saccottino di sesterzi, veniva poggiato di notte come la Befana o, che ne so, Babbo Natale dal camino, e lei con quei sesterzi ci andava a comprare il pane, la frutta, la carne, il vino e così via. Non l'ho mai letto da nessuna parte, manco nei Vangeli apocrifi più fantasiosi. Lei a fine mese ci arrivava come tutti noi, con quello che in saccoccia arrivava perché Giuseppe se la faticava la giornata e portava qualcosa a casa. Vi garantisco, non ho letto da nessuna parte che a fine mese, cioè capita ai grandi santi che gli arriva la busta esattamente coi soldi per la bolletta X o per, oppure Madre Teresa e tante altre persone che conosciamo anche a Medjugorje, che gli arriva, che ne so, il camion col pane esattamente quando era finito il pane, oppure 100 litri d'olio quando era finito l'olio. Ma di Maria che abbia ricevuto queste cose dagli angioletti non si dice nessuna parte. Quindi lei per questo motivo, fra i tanti altri, è presente e vicina ancora oggi e continua a interessarsi di noi, cosa che oggi anche a livello ecclesiastico non è facilissimo che venga percepito, diciamoci la verità. Cioè spesso, io scherzavo prima con padre Daragan, dicevo: a me alle volte, parlando, ormai ho un'età anch'io, appunto, ho 58 anni compiuti, fra poco 59, sono andato proprio da pochissimo in prepensionamento perché ho deciso di togliermi dal mondo, diciamo, del giornalismo scritto attivo per fare solo questi libri, le mie conferenze, i miei lavori di tipo apparizioni mistiche e così via, perché mi sono sempre più reso conto che nell'ambito nostro c'è questa difficoltà di fondo del comprendere quanto la storia delle apparizioni, la storia della mistica, la storia di tutte queste figure che hanno ricevuto ispirazioni soprannaturali sia persa di vista. Cioè, a me sembra che spesso, anche, e non è che lo dico a voi perché non l'ho detto già altri, il motivo per cui dicevo che ho 58 anni è perché faccio questo mestiere da quasi 40 anni, molti di quelli che sono oggi cardinali li conosco da quando erano semplici preti, io ero semplice redattore, poi io sono diventato caporedattore, vice direttore e così via, loro sono diventati vescovi, cardinali e così via. Ma tanti con cui ho discusso, insomma, personalità di molto, come dire, molto importanti, che hanno avuto anche molto a che fare con l'ambito di Medjugorje, ci diamo del tu in privato e ho discusso tante volte. La mia impressione è che spesso loro la vivono come: ragazza, lasciaci lavorare. Cioè, tu stai in cielo, pensa a quello che è in cielo. Noi stiamo qua, siamo stati nominati in qualche modo, tuoi rappresentanti sono il cardinale X, prefetto di questo, segretario di Stato di quell'altro e così via. Allora, non venia da, insomma, ogni volta, lasciami lavorare, perché se ti fidi bene, se no, senza capire che invece la mamma che viene a dire una continuazione anche al figlio che è amministratore delegato, che ne so io, della grande società: ma te la sei messa la maglia di lana? Ma eviti di fare tardi la sera? Ma hai cenato? Hai mangiato qualcosa? È la mamma che esprime la sua maternità, non è la mamma che continua a rompere le scatole come spesso al figlio magari sembra, per carità, e lo sapete bene tutte voi mamme, no? Voi lo fate in bene, il figlio magari, uff, però se non glielo fate ci rimane male, non ve lo verrà mai a dire, ma io da figlio lo dico, da papà lo dico a mia volta a mio figlio, cioè non c'è niente da fare, questa è la storia, ma dobbiamo esserne consapevoli. Allora, perché stiamo parlando di Medjugorje? Perché è fondamentalmente l'apparizione del nostro tempo. Ma perché anche nella conversazione di stasera abbiamo detto come titolo, giusto per poterci mettere un po' in sintonia con quello che è il tema della vostra tre giorni, Medjugorje è il compimento, il completamento, la parte, possiamo dire quasi finale di Fatima?
perché l'ha detto la Madonna, tanto per cominciare, che non è esattamente una cosina irrilevante, come ben sapete, appunto, in alcune occasioni, in particolare nell'89, disse: sono venuta a completare il piano, il progetto che avevo avviato a Fatima. Ma dobbiamo anche tenere presente che spesso non ci vengono dette tante cose che si scoprono soltanto se uno le studia fino in fondo. Vi faccio un esempio di una cosa che io in questi ultimi anni non ho mai sentito dire, e io stesso non la conoscevo fino a quando non l'ho scoperta studiando le apparizioni di Fatima fino in fondo. Perché, e parto da quest'altro aspetto, possiamo dire che Fatima è il compimento di, che Medjugorje è il compimento di Fatima, oltre al fatto che la Madonna stessa lo ha detto e poi sappiamo cosa è successo nell'89? Per il semplice motivo che Medjugorje e Fatima sono legate da un aspetto particolare, quello di essere state Fatima agli inizi e Medjugorje alla fine, di quello che gli storici del nostro tempo definiscono il secolo breve. Perché il secolo breve? Perché il secolo, lo dice la parola stessa, sono 100 anni. Allora, se un secolo sono 100 anni, che ci stanno i secoli brevi e i secoli lunghi? Se sono 100 anni, è sempre 100 anni, non è che c'è il secolo di 84 anni e quello di 105. Ma si dice che il 900 è stato il secolo breve perché si racchiude fra due date. La guerra, cominciata nel 1914-15, e la caduta con il crollo del muro di Berlino del 1989 e il crollo dell'Unione Sovietica del 91, che in qualche modo hanno una specie di, come dire, centratura particolare su questa più o meno 80 d'anni, 85 d'anni, a seconda di come si parte, che hanno caratterizzato un secolo importantissimo. Quindi in questa chiave possiamo dire ancor più che Fatima 1917, come veniva ricordato poc'anzi dal Cardinale, è l'anno in cui succedono tante cose, ma in particolare poi in novembre parte il periodo dei Soviet, no? Quindi l'Unione Sovietica diventa quella che abbiamo conosciuto in anni passati, fino a quello che è il periodo di 1989, caduta del muro di Berlino, 1991, crollo dell'Unione Sovietica, che è la promessa di Fatima. Poi possiamo discutere sulle questioni che anche il Cardinale ha accennato, su cui mi trovo su un fronte un po' diverso rispetto alla consacrazione, rispetto al terzo segreto e così via, ma quello è un altro piccolo aspetto. Cosa però lega ancor più queste apparizioni, che non ci viene mai raccontato, e appunto dico, me lo sono dovuto andare a studiare e ve lo racconto adesso io, il fatto che non si nota mai un aspetto fondamentale. Nel maggio del 1917, a dimostrazione che il cielo non fa passare tempo di fronte alle richieste dell'uomo, a inizio maggio il Papa dell'epoca, Benedetto XV, aveva chiesto a tutti i vescovi del mondo, aveva fatto proprio un documento apposito per inserire il titolo Regina della Pace, Ora pro Nobis, nelle litanie lauretane. Le litanie lauretane sono quelle che recitiamo alla fine del rosario, che di per sé sono da sole una preghiera. Noi siamo abituati a considerarle unite al rosario, no? Perché si recitano alla fine del rosario, ma in realtà le litanie mariane non sono solo quelle lauretane, ce ne sono varie di litanie che appunto invocano la Madonna sotto tanti titoli e poi si dice Ora pro Nobis oppure prega per noi o quello che sia. Quelle lauretane sono state scelte per una serie di motivi storici come quelle che concludono il rosario, senza però nessuna obbligatorietà, quindi non è che c'è l'obbligo, c'è la facoltà di poter recitare quelle litanie. Ma ogni tanto un Papa si sveglia e dice: in questo tempo c'è questo problema, dato che la Madonna è l'unica che ha vissuto sulla terra esattamente queste questioni, dal punto di vista di quello che dicevo prima, no? Cioè della donna che è stata contemporaneamente la mamma di Dio, ma anche la figlia di Dio, e che è quella che comunque sulla terra ha faticato per tanti anni prima di essere appunto chiamata in cielo, di essere assunta in questo corpo che appunto ovviamente tutti speriamo un giorno di poter vedere trasfigurato, no? Andando in paradiso. Siamo certi che chi va in paradiso lo è, speriamo di essere anche noi in quel numero. Ma in questa dimensione la litania Regina della Pace, prega per noi, è stata inserita agli inizi di maggio del 1917, come per esempio in tempi recenti è stata aggiunta da Giovanni Paolo II Regina della Famiglia, perché appunto il tema della famiglia, sappiamo bene, è diventato uno dei temi fondamentali della vita della Chiesa e del mondo.
agli inizi di maggio del 1917. Oh, non fa tempo a di sta cosa, all'inizio di maggio, era intorno al 7 maggio, 7-8 maggio, che una settimana dopo, 8 giorni esatti dopo, era il 6 o il 7 maggio se non ricordo male, il 13 maggio, giusto il tempo che arriva in cielo sta roba, vabbè quello è immediato, però insomma diciamo scherzando ma non troppo, dicono, giusto il tempo che il telegramma viene sfrecciato verso il cielo e la risposta qual è? Che appare la Madonna ai tre pastorelli, come si chiama tra i tanti titoli immediati che dà? Regina della Pace, anche lei lo dice, ma l'aveva già detto il Papa. E come si chiama la Madonna che si presenta a Medjugorje? Regina della Pace. Vi garantisco, io quando ho fatto questa riflessione, pochi mesi fa, quando ho fatto un libro su Fatima, mi sono reso conto che in realtà non è che uno dice, ah, perché è arrivata l'ispirazione, è arrivata la genialità, è arrivata... È una cosa abbastanza ovvia quando uno se ne rende conto. Il problema è che io stesso non me ne ero mai reso conto, ma non avevo mai sentito da nessuna parte che qualcuno l'avesse detto prima. Quindi voglio dire, sono quelle cose che se non si studiano fino in fondo tutti i temi, non ce ne si rende conto, ma quando si scoprono risulta così evidente, così immediato, che uno dice, ma come ho fatto a non pensarci prima e come mai nessun altro l'ha già scritto e così via? Perché è talmente evidente che dal cielo rispondono in questa maniera immediata, agli inizi del secolo, quando c'è la guerra in corso, nel 1917, una guerra che ha fatto decine di milioni di morti, e nel 1981 si ripresenta in un'epoca che 10 anni dopo vedrà la guerra di Bosnia, Erzegovina, Croazia, Slovenia e così via, e che poi vedrà nel 2001 le Torri Gemelle e in questo periodo ancora tutti questi problemi che ben conosciamo. Dentro questa dinamica, un altro aspetto che non viene mai messo in luce è che c'è una frase che ha detto la Madonna a una veggente, quella di Civitavecchia, Jessica, la bambina di Civitavecchia. Voi conoscete la storia di Civitavecchia, nel 95 c'è questa lacrimazione di lacrime di sangue per 14 volte di una statuetta proveniente da Medjugorje. Ed è questo che lega le due vicende, perché la statuetta proveniva esplicitamente da Medjugorje e il fatto che non sia stata formalmente riconosciuta la lacrimazione di Civitavecchia è francamente uno scandalo, perché vi garantisco che io ho studiato tutti i documenti dei vari medici, scienziati, analisti che hanno verificato quelle lacrime di sangue ed è assurdo che non sia stata approvata. Il vescovo di Civitavecchia, Monsignor Grillo, al quale la Madonna ha dato un segno fortissimo lacrimando nelle sue mani la 14ª apparizione, ho scoperto da una documentazione che appunto ho recuperato, aveva scritto in Vaticano, perché molti si chiedono perché il vescovo a cui ha lacrimato nelle mani non l'ha approvata. Ecco, il vescovo aveva mandato una lettera alla Congregazione per la Dottrina della Fede dicendo: è mia intenzione approvare questa manifestazione. Dal Vaticano, all'epoca il prefetto cardinale Josef Ratzinger, quando è diventato papa, per grazia di Stato penso, ha cambiato idea su tante cose, ma in quel momento era il prefetto della fede, gli ha scritto: no, noi faremo una commissione e la studieremo. Una volta che lui riceve questo blocco, viene impedito dal fare qualsiasi iniziativa. E quindi Civitavecchia sta ancora lì, non c'è molto da dire. Purtroppo è una di quelle cose talmente drammatiche, una Madonnina che piange sangue e gli scienziati hanno dichiarato che sono lacrime realmente di sangue umano, e le questioni del DNA e tutto il resto sono fesserie assolute, perché molto banalmente il DNA che fu recuperato all'epoca apparteneva in teoria, cioè nel senso che se noi facessimo adesso in questo momento, mettiamo che siamo 100 persone, il prelievo di sangue a tutti è 100, 95 di noi hanno il sangue per quei pochi parametri che erano stati recuperati, erano soltanto 5, saremmo 95 di noi identici a quello, cioè 95 di noi avrebbero potuto mettere il proprio sangue lì sopra ed essere quindi i falsari. Nessuno di voi era presente lì, nemmeno io, quindi nessuno di noi poteva esserlo, ma avrebbero potuto dire, no, vedi, corrisponde. Il problema è che corrisponde a 95 su 100, perché era talmente comune e talmente pochi i parametri di quello che era stato recuperato, che tutta la polemica su non si sono fatti fare il prelievo del sangue era proprio per questo, perché al 95% l'avrebbero accusati di essere falsari, perché anche se l'avessero prelevato a me probabilmente
avrebbero potuto dire, sei stato tu che gliel'hai messo il sangue, ma io non c'ero, ma il sangue è tale quale al tuo, tale quale è un corno. 5 su tantissimi altri parametri è una cifra minima, e saggiamente l'avvocato dei Gregori impedì questa cosa, che sarebbe diventata devastante. Ma dopo queste 14 lacrimazioni, i membri della famiglia, come forse sapete, hanno cominciato ad avere anche delle visioni e delle locuzioni sia di Maria che di Gesù. Una frase che ha detto Maria è: sono venuta a Fatima all'inizio del secolo, a Civitavecchia a completamento, a chiusura del secolo. Ma Civitavecchia senza Medjugorje non ha senso, perché Civitavecchia è anche la statuetta che arriva da Medjugorje. Poteva piangere qualsiasi altra statuetta. A Siracusa ha pianto un quadretto del cuore immacolato di Maria. Non è che ci aveva un legame particolare con un'apparizione. E se vogliamo dirla tutta, dato che in cielo non è che sono stupidi, se uno fa una cosa che è cumulativa, ha più senso che se uno fa una cosa specifica. Cioè, voglio dire, se loro lì su volevano far riconoscere Civitavecchia con più facilità, facevano come a Siracusa. Il quadretto del cuore immacolato di Maria non dà fastidio a nessuno. Non è che fa il tifo delle squadre di calcio, no, io so con Lourdes, io so con Fatima, io so con Medjugorje. Che la statua che ha pianto invece a Civitavecchia era proprio quella di Medjugorje, è chiaro che ha creato molto più problema. Avesse pianto la statua di Lourdes, probabilmente, e tanto Lourdes è approvata. Ma in questo dobbiamo anche renderci conto, quando si discute su tante questioni di Medjugorje, tante questioni perché non approvano, perché approvano e così via, la questione di fondo è la fede, non è la ragionevolezza semplicemente delle cose, perché altrimenti Medjugorje sarebbe stata approvata da una vita fa, vi garantisco, avendo studiato tutta la documentazione su tutte le prove scientifiche, su tanti aspetti molto delicati, so benissimo quanto sono problematici i problemi di Medjugorje. Ma so benissimo altrettanto quanto sono veridici o ragionevoli gli aspetti della ragionevolezza, che farebbero propendere tranquillamente su quelle bilance dei macellai, insomma quella a due piatti, sul piano di è vero, trum. Certo, c'è un po' di peso anche sulla parte dubbiosa, ma è talmente differente il peso di quello che è veritiero rispetto a quello che è dubbio, che in epoche passate la fede normale dei vescovi dell'epoca li avrebbe convinti a approvare tutto quello che è successo, o almeno le prime 10 apparizioni. Allora, questo è uno dei tanti aspetti che vorrei piano piano dipanare insieme a voi. Questo dei 10 è importante, lo dicevo prima anche a Padre Dragan, spesso si sente dire le prime 7 apparizioni. No, quelle che sono, la Commissione le ha valutate, le prime 10. Ma noi non dobbiamo comunque mai dimenticarlo questo aspetto, perché le prime 7 sono quelle, diciamo, sulla collina e per strada. Ottava, nona e decima sono le 3 in parrocchia, che sono fondamentali proprio per quell'aspetto della Madonna che, anche su ispirazione di Padre Iozzo, su accoglimento dei veggenti, ma dalla collina vanno in parrocchia e portano i fedeli in parrocchia, nel centro, rispondendo anche alla domanda di Padre Iozzo: ma se tu appari sulla collina e questi non vengono in chiesa, che cavolo vuol dire? Quindi anche questo è un aspetto da tenere presente. Le apparizioni che contano sono fondamentalmente le prime 10, perché poi i bambini, per motivi legati a tanti aspetti che non riuscirei a descrivere in pochi minuti, ma comunque fidatevi, sono complessi, hanno la sensazione che le apparizioni saranno, come a Lourdes, molto limitate, contingentate, quindi una decina, hanno questa sensazione. E ripetono loro che pensano che non ce ne saranno più. Nessuno di loro mai, nelle interviste di cui io, come voi sapete, ci sono delle registrazioni dei primissimi giorni di Padre Cuvalo e di Padre Iozzo, con cui vengono definiti i primi momenti dell'apparizione, cioè tutti gli aspetti fondamentali degli inizi. Sono registrazioni in croato, ovviamente, che però, adesso mi sfugge il nome della croata canadese che ha fatto le trascrizioni, vabbè, comunque. Scunza. Daniela Scunza. Sì, non so pronunciarlo come dice lui, però insomma io lo pronuncio come si scrive. Abbiamo in inglese e in francese, in italiano non sono mai state tradotte, ma ovviamente dall'inglese e dal francese è facilissimo per chiunque di noi tradurcela, e io l'ho pubblicata nel libro sull'ultima profezia in italiano, una buona parte di queste. Lì dentro ci sono molte risposte che i ragazzi danno
in quella vicenda dei primi giorni. Nessuno di loro dice mai la Madonna ci ha detto che non apparirà più, ma sono loro che dicono abbiamo la sensazione, abbiamo avuto la sensazione, abbiamo pensato che, tant'è che il decimo giorno fanno la loro apparizione, vivono l'apparizione in chiesa e loro non si danno, come avevano fatto nei giorni precedenti, appuntamento il giorno dopo per rivedersi a quell'ora, perché pensano che non apparirà più. Tant'è che ognuno di loro sta in un posto diverso quando appare e a quel punto loro dicono oh, allora non è finita, continua. E, come ben sappiamo, continua da qualcosina come 36 anni, abbondante ormai. Dunque, questo per dire cosa? Che tanti aspetti anche della storia, che spesso vengono citati dai detrattori, da chi critica o anche da chi non dovrebbe in teoria criticare come le autorità vaticane, ma che non conosce bene le cose, non sono sempre quelle che in generale si pensa che siano vere o su cui non sappiamo come rispondere. Le risposte ci sono e su questo pian pianino, io stesso mi metterò a disposizione il più possibile per quello che è la mia possibilità di fare conferenze o di fare libri o quello che sia, adesso che sto più libero, ma è importante, essenziale che tutti comprendano tutti gli aspetti sempre, perché altrimenti, questo è un altro degli aneddoti che cito sempre perché è fondamentale, andiamo a livello di un eminentissimo che un giorno, con cui avevo un ottimo rapporto da decine di anni, mi trovai a discutere su Medjugorje, che mi disse, alla mia domanda, perché ce l'avete con Medjugorje, perché non vi convince? Ah, perché non è mica come Lourdes, come Fatima, qui sono migliaia di apparizioni. Allora disse, vogliamo parlarne? Vogliamo discutere? Perché? Perché non, anche i vescovi stessi non conoscono, lo stesso anche è capitato prima con alcune discussioni col cardinale, cioè non sempre uno può conoscere lo scibile umano, ognuno conosce una parte di quello che io stesso, magari di, che ne so, astronomia, ne so quasi zero. Non mi metto a discutere con un astronomo perché so che acchiappo mazzate. Ma se invece io studio le apparizioni e l'altro non ne sa nulla, però è un'autorità vaticana, magari c'è qualche problemino. Allora, con uno di questi arrivai al punto da discutere su Lourdes dicendogli, scusi, allora facciamo un esempio. Ognuno di voi viene da una parte d'Italia, quindi se la metta come località. Immaginate un posto dove ci sta una situazione abbastanza penosa, bambini per la strada che non vanno a scuola e così via. Arriva uno di questi, un analfabeta di 12-13 anni, e vi dice, ho visto la Madonna. Oh, vabbè, andiamo a vedere. Questa qui si butta per terra davanti a questa grotta, che non è esattamente quella che voi adesso vedete andando a Lourdes, lavata come scherzo sempre con la mucchina, no? Tutta bella, linda, pinta con i marmi, tutta la parete di rocce che sembra stirata e con l'amido, no? Era il porcile comunale, cioè il porcaio col branco di maiali del comune, quando pioveva, si rifugiava là dentro. I maiali notoriamente non usano esattamente il water closed, la carta igienica non mi metto a fare pubblicità a marche varie di igienizzanti e così via, no? Loro facevano quello che dovevano fare, cioè tutti gli escrementi, i peli e tutto il resto in questa fanghiglia, perché poi quando pioveva, quindi portavano l'acqua dentro e diventava un fango. Quando Bernadette va davanti alla grotta, si butta per terra in estasi e comincia a strappare l'erba e a mangiarla, a raspare per terra e per tre volte solleva questa fanghiglia schifosissima, e nonostante l'estasi, uno pensa, vabbè, ma in estasi i sapori, figurati. No, quella sentiva il sapore, perché per tre volte cerca di bere questa acquiccia e le fa talmente schifo che la butta via, sputa proprio, pum, la sputa per tre volte. La quarta volta, proprio così, esce un po' di acquiccia in più e la beve. Ma era sempre quell'acqua sporca di escrementi, di peli, di roba schifosissima. Questa esce dall'estasi, e l'eminentissimo dice, che è successo? L'ho fatto perché me l'ha chiesto la Madonna in penitenza per i peccatori. Allora, facciamo i quiz alla Bonolis, alla che ne so io, no? Pacco 1, pacco 2. Ah, che bello, è apparsa la Madonna! Pacco 2, 118, sì. Un'ambulanza, trattamento sanitario obbligatorio, manicomio, butto la chiave e poi se ne riparla. Io scommetto per il pacco 2. Ma quale vescovo approverebbe oggi una roba così del genere? Si comincerebbe a dire, la Madonna è una mamma,
ma figurati se fa bere quell'acqua schifosa a questa bambina che magari gli viene la bua al pancino, no? Ma figurati se poi interviene Telefono Azzurro, il CICAP, Altro Consumo, l'Associazione Consumatori e ti fanno la denuncia ai genitori per abbandono di minore, al parroco per che ne so io. Cioè adesso tutti i reati possibili e immaginabili, circonvenzione di incapace, che ne so. Questa sarebbe Lourdes. Ok? Allora, perché il vescovo dell'epoca, 4 anni soli, ha preso la commissione, l'ha piazzata là, è andato lui stesso, ha studiato la roba, ha visto i frutti, che è la cosa fondamentale, e 4 anni dopo ha approvato Lourdes, nel 62, 4 anni. Allora, mo stiamo invece, no, dopo, nel 2011-12 hanno cominciato questi studi, cioè dopo 25 anni, adesso fatevi conto di preciso, dica occhio, no? 25 anni, mettiamo sulla commissione, la commissione lavora 5 anni, finisce la cosa, pubblica, cioè pubblica, consegna il documento, passano altri 3 anni, arriva il visitatore, l'inviato del Papa, passeranno altri... Sono passati 36 anni e mezzo, quasi 37, stiamo a caro amico, come si dice a Roma, lì 4 anni l'hanno approvata una roba che... come ragionevolezza, se vi dico questo aspetto solo, no, di questa cosa, ma ce ne sono tantissimi altri, oggi sarebbe invece screditata, mamma mia, figure, una questa, la Madonna che butta sta bambina lì a mangiare l'erba, a bere quell'acqua schifosa che le viene. Ecco, questa è la situazione delle apparizioni mariane. Allora, perché stiamo parlando di Fatima e guardiamo verso Medjugorje? Perché tanti aspetti di questa fase iniziale delle apparizioni del XX secolo, che poi nascono nel 1830 a Rio di Bac, come tempi moderni, no? Quella della medaglia miracolosa, l'ovale, che tutti quanti conoscete, e che comincia la storia delle apparizioni che guardano al tempo ultimo, che non è quando il mondo finisce, ma quando il mondo viene messo in una situazione nuova perché c'è un qualcosa che in qualche misura fa cambiare la storia, cioè in cui l'intervento divino nei modi che lui vorrà permetterà a questo mondo di avviarsi verso quello che la Madonna a Medjugorje descrive come il tempo di primavera e di pace, che sfortunatamente dovrà però passare un periodo non particolarmente amabile ancora per quello che è il problema che viene messo in luce da tante apparizioni. E quindi perché diciamo questo? Perché appunto nella dinamica di Medjugorje comunque rientra tutto ciò che a Fatima era stato profetizzato da Maria, in particolare tutto ciò che è legato alla Russia, legato al comunismo, legato all'Unione Sovietica, legato a quello che è il destino di quella parte del mondo che la Madonna ha promesso che sarà uno dei luoghi dove il trionfo del cuore immacolato di Maria sarà più forte ed evidente. Cosa possiamo dire allora su Fatima in questa chiave? Che, diciamo, se è intervenuta a Medjugorje ci sarà stato un motivo, e uno dei motivi è che non tutto quello che era stato chiesto a Fatima l'abbiamo fatto, se no non c'era bisogno, se no il trionfo del cuore immacolato di Maria era già bello che fatto, stavamo belli tutti felici col nostro con l'aureola in testa, diciamo tutti belli felici a goderci questo tempo di primavera e di pace. Ma non è così semplice, come anche il Cardinale Re diceva durante l'omelia, discutere delle questioni dei segreti, della consacrazione e così via, perché c'è ovviamente una dinamica vaticana che ormai ha deciso che nel 2000 è stato rivelato tutto e che presumibilmente c'è anche una certa ragione. Anche qui vado molto veloce, nei libri che ho fatto c'è tutto bello spiegato, ma ci vogliono ore per poterlo spiegare, quindi chi è interessato li trova lì, chi no si accontenti di questa rapida spiegazione come sintesi sulla fiducia. Ma vi dico questi due aspetti perché è importante, secondo me, che alla fine almeno uno si spenda un po' per una chiarezza di fondo. Io vi garantisco che prima di dire queste cose le ho studiate a lungo, mi sono confrontato a lungo con persone di ogni tipo, anche in ambito vaticano. Ma la questione fondamentale è che non sono io a dire determinate cose, perché facciamo l'esempio della consacrazione. Perché è importante per Fatima il collegamento con Medjugorje, o per Medjugorje il collegamento che Fatima, no? Vedetela come volete voi. Perché negli anni fra 89 e il 91, quando c'è stato il crollo del muro di Berlino e il crollo dell'Unione Sovietica, come sapete, la Madonna ha chiesto in più occasioni di pregare in particolare
era, se non ricordo male, il messaggio di agosto 91, quello in cui diceva pregate perché il piano che io ho avviato a Fatima aggiunga a compimento, non pensate alle parole esatte perché a memoria non mi ricordo esattamente la frase, ma insomma il concetto era questo, perché quel periodo preludeva a quello che è stato il crollo dell'Unione Sovietica. Perché dico che in tanti casi il segnale che la Madonna è intervenuta a chi vuole vedere le date risulta abbastanza chiaro, non dico evidentissimo, ma è sufficientemente chiaro, perché ci sono dei segnali che, letti in chiave giusta, sono espliciti. Vi faccio qualche esempio. Parliamo allora della consacrazione prima. Voi sapete che la Madonna a Fatima ha chiesto a Suor Lucia, all'epoca Lucia, che venisse fatta la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria, non del mondo, della Russia. Quindi il concetto era che bisognava fare la consacrazione della Russia, la doveva fare chi? Il Papa, in unione con tutti i vescovi del mondo. Negli anni 40, 45, 50, in cui ci furono tutte queste sollecitazioni da parte di Lucia, ci fu però contemporaneamente un'altra sollecitazione che veniva da un'altra portoghese, che era Alexandrina Maria da Costa, beata, quindi non una scema qualsiasi che stava per la strada e diceva ma sai che c'è di nuovo, mi hanno detto, no, è diventata beata. E come lo diventerà Suor Lucia prima o poi, come sono diventati santi pastorelli, quindi stiamo parlando di gente che è riconosciuta dalla Chiesa, non è che uno che passa per la via e dice la prima fesseria che gli capita in mente, no, persone che sono diventate beate. Ecco, questa Alexandrina aveva avuto dalla Madonna, da Gesù, in varie occasioni la richiesta che il Papa consacrasse il mondo al Cuore Immacolato di Maria. Allora, dal punto di vista così formale, è ovvio che al Papa arrivano due sollecitazioni, una da Alexandrina, consacra il mondo al Cuore Immacolato di Maria. Uno da Lucia, consacra la Russia al Cuore Immacolato di Maria. Il Papa che fa? Ve la sto dicendo spiccia spiccia, ma insomma in qualche modo questo è avvenuto. Dice, scusate, ma il mondo è tutto, la Russia è un pezzetto. Se io consacro la Russia, il mondo resta fuori. Se io consacro il mondo, la Russia c'è dentro. E quindi che ha fatto? Ha consacrato il mondo. Ovvio, no? Chiunque avrebbe fatto così. In cielo però sottignosi, non è che se la fanno passare via liscio, quelli continuavano a insistere, no, a Russia, e devi dirlo, da nessuna parte ha scritto devi dire esplicitamente la Russia, ma se uno dice devi consacrare la Russia e dovrai pure nominarla, no? Quindi non è che l'ho detto in un'altra conferenza un mese fa e mi sono venuti a chiedere alla fine, ma dove sta scritto che doveva dirlo esplicitamente? Beh, non ci stanno scritte una marea di cose, ma se dice devi consacrare la Russia, non ci si può limitare a fare come ha fatto Giovanni Paolo II il 25 marzo dell'84, quei popoli di cui tu aspetti la consacrazione, che va benissimo, perché dice in cielo mica sono scemi, hanno capito a chi mi riferisco, sì, però non l'ha nominata. Allora, questo per dire cosa? Che non vale quella consacrazione? Non esattamente, la mia idea che mi sono fatto da tutta questa sintesi è che in cielo l'hanno accolta sufficientemente da darci dei segnali che l'hanno gradita, ma non sono io a dirlo, ma è Gesù. Quindi non è che voglio dire, mi vanto di essere io a dire, no, Gesù l'ha detto, che comunque quella non è totalmente valida. Perché lo dico? Perché Gesù, negli anni 40, a Suor Lucia, che diceva, oh, io quello che posso fare, faccio, Gesù disse, la faranno, ma sarà tardi. Allora, a meno che qualcuno di voi non ha già visto il trionfo del Cuore Immacolato di Maria qui, e quindi mi dice, guarda, Savè, tu non te ne sei accorto, ma è passato già il treno, tu stavi distratto, ma non mi risulta che sto treno del Cuore Immacolato sia passato. L'ha detto Gesù, la faranno, ma sarà tardi, che era il richiamo di quello che era successo qualche secolo prima, ai tempi di Santa Margherita Maria Alacoque, quando aveva detto che il re di Francia doveva consacrare la Francia al Cuore Immacolato di al cuore di Gesù, al Sacro Cuore di Gesù, e avrebbe avuto protezione. I re francesi, che vedevano che tutto gli andava bene, dissero, Marameo, che mi importa a me, tanto va tutto bene. Quando poi ci fu la rivoluzione francese, il re dell'epoca si ricordò di sta cosa e disse, ah, effettivamente però questa cosa ce la siamo scordata, ma adesso recupero io, dai, hai visto mai? E ha provato a fare sta consacrazione, ma lì non è che poi stanno aspettando, insomma, per carità, ascoltano tutto, accolgono tutto, ma il re, insomma, praticamente la testa gliel'hanno tagliata e lì è finita la dinastia francese, che anche in quell'epoca Gesù aveva detto la faranno ma sarà tardi. Se Gesù negli anni 40 ha detto la faranno
ma sarà tardi, vuol dire che un giorno o l'altro le cose che avverranno convinceranno il Papa dell'epoca a fare finalmente, veramente, sta consacrazione. Questo però non vuol dire che Giovanni Paolo II non ci aveva messo tutta la buona volontà e tutto quello che presumibilmente poteva, perché non era un pauroso. Perché? Perché lui che cosa ha fatto? Nell'84, il 25 marzo, ha pronunciato un atto di consacrazione di cui aveva mandato il testo a tutti i vescovi del mondo nel dicembre precedente. Cioè, 3600 lettere erano partite dal Vaticano, una per ogni vescovo, dicendogli: cara eccellenza, il concetto più o meno era questo, non ti voglio obbligare a niente, però tieni presente che io il 25 marzo farò sta cosa. Fra il 24 e il 25, considerando i vari fusi orari e tutte le varie cose, non è che mi dispiacerebbe troppo se pure tu la facessi nella tua diocesi. Non poteva dire ti obbligo a, perché insomma alla fin fine non è così elegante, ma il concetto era molto chiaro: io farò questa cosa, cortesemente aggiungiti. Per quello che si è saputo, ma se si è aggiunto un decimo dei vescovi, 400-500 in tutto il mondo, è già stato assai. Quindi non è che tutti questi vescovi del mondo l'hanno fatto. Però il Papa, più di quello, che doveva fare? Poteva telefonare la sera prima a tutti i vescovi uno a uno dicendo: oh, mi raccomando, domani non ti dimenticare, porta... No, non poteva. Quindi non c'è stata sta coralità che ci si sarebbe potuto attendere, però il Papa ha fatto quello che era possibile. Lui l'ha pronunciato, l'atto di consacrazione, motivi politici, ecclesiastici, fate quello che volete voi, gli anni dell'Ostpolitik, no? La politica con l'Est, quella di Casaroli e così via, hanno motivato a dire invece di Russia, quei popoli di cui tu aspetti la consacrazione. In cielo non so scemi, l'hanno capita, non era perfetta, quindi qualcosina comunque l'hanno accettata. Allora io dico sempre, non l'hanno rifiutata, l'hanno accolta per quello che era possibile, non è adempiuto, non quello che il Papa voleva, non è adempiuto quello che voleva la Madonna, e che la Madonna ha chiesto a Sor Lucia. Prima o poi accadrà, come ha detto Gesù. Ma perché in cielo possiamo dire che l'hanno accolta? Perché viene fatta il 25 marzo, prima data utile raggiungibile. Il 13 maggio, tanto per dare un segnale, succede quello che molti di voi sicuramente conoscono, lo scoppio a Severomorsk, in questa base dell'Unione Sovietica, dove stavano gli armamenti della flotta del Nord, 4 giorni di incendio, dal 13 al 17 maggio 1984, distrugge 2/3 dell'armamento sovietico. Era l'epoca di scudi stellari, guerre spaziali e così via, cioè l'epoca in cui la NATO, i tempi di Reagan, i tempi dei generali russi, avevano messo su un sistema missilistico di reazione a eventuali attacchi sovietici e stavano facendo una azione, diciamo, di quelle di esercitazioni della NATO ai confini anche con la Russia, si chiamava Abile Arciere, l'operazione, che i russi pensavano fosse invece la prova generale della guerra. Cioè loro addirittura pensavano, questi con la scusa di fare esercitazione ci sparano e ci fanno fuori. In Russia erano pronti col dito sul pulsante per sparare i razzi con le armi atomiche, non i razzi quelli del 31 dicembre di Capodanno, erano col dito sul pulsante, c'era molto rischio. A questo punto quello che poteva succedere era la guerra. Quella distruzione ha impedito che ci fosse la guerra. Perché dico che dopo altri segnali sono arrivati? Perché nel 1989, quando, a parte nell'87 c'è stato anche l'anno Mariano, ci sono state anche lì delle distruzioni di un arsenale, di una fabbrica di combustibili per i razzi nucleari, sia in Russia, la par condicio a quel punto lì funzionò, no? Sia in Nevada, negli Stati Uniti, sia in Ucraina, all'epoca Unione Sovietica, e questi pure hanno impedito che potessero essere fatti grandi lanci di missili e così via. Ma nell'89, quando cade il muro, sappiamo che c'è stato qualcosa che ha comunque creato poi tutta una ripercussione, no? Questo nel 91, quando c'è stata la fine dell'Unione Sovietica, che è legata a Međugorje per la questione che vi dicevo prima della preghiera a agosto, aiutatemi, pregate perché si compia quello che è il piano che avevo avviato a Fatima, due date ci fanno capire perfettamente che il cielo voleva darci un segnale. Perché? Perché quando avviene la firma della chiusura dell'Unione Sovietica con la creazione degli Stati Indipendenti è l'8 dicembre. Quando avviene la calata della bandiera dal Cremlino con la chiusura dell'URSS? Il 25 dicembre. Allora uno dice, vabbè, ma evidentemente pure loro hanno voluto ringraziare il cielo. Ma manco per idea, ma mica solo perché erano atei. Perché noi pensiamo sempre che
quello che succede a Roma o in Italia succede in tutto il mondo, ma manco per idea. In Russia sono cristiani ortodossi, quindi, dato che la separazione c'è stata 1000 anni fa, i dogmi dell'Immacolata e dell'Assunta non gli appartengono, loro c'hanno i primi due, no? Quelli del IV-V secolo, Maria Madre di Dio e la perenne verginità, ma quello del 1854, l'Immacolata Concezione di Maria, e 1950, Assunta in Cielo, non sono dogmi per loro, quindi l'8 dicembre per loro non è festa, per niente, non si celebra nulla, è un giorno qualsiasi. Allo stesso modo, il 25 dicembre, allora uno dice, sì però 8 dicembre non è festa, ma il 25 dicembre sono cristiani, è Natale, che fanno, lo festeggiano? Certo, ma loro sono sempre cristiani ortodossi russi, loro hanno ancora il calendario giuliano, noi abbiamo il gregoriano ha cambiato per la questione, quella che porta poi al 29 febbraio, no, tutte queste questioni. Cioè a un certo punto il Papa si inventò, Papa Gregorio, si inventò una dozzina di giorni che vennero aggiunti al calendario in modo da equipararlo a quello che era veramente, perché se no non funzionavano le stagioni, non funzionava nulla. Loro invece hanno ancora il gregoriano, il giuliano, loro festeggiano Natale a gennaio. Questo per dire cosa? Che quando hanno fissato questi appuntamenti non erano feste, erano giorni lavorativi qualsiasi, e hanno scelto quei giorni perché magari uno dice ci vediamo il 6, no, c'ho la partita di calcetto, ah, è il 7, no, io invece ho la pizzata con gli amici, ah, è l'8, 8, va bene a tutti, perfetto, 8. Stessa cosa 25 dicembre, il 24 c'aveva la cena con quelli che erano i compagni di classe di 50 anni prima, e hanno scelto queste due date per motivi puramente casuali. Noi che guardiamo con uno sguardo cattolico, diciamo, il caso è, come diceva Anatole France, lo scrittore francese, il caso è lo pseudonimo che Dio utilizza quando non si vuole fare riconoscere. Questo è il caso. È stato un caso. Proprio così. Il 8 dicembre e 25 dicembre, due date esattamente pacifiche, tutte e due che non avevano nulla a che fare con questioni religiose. Allora, in questo senso io mi permetto di dire che Fatima si compie in questa dinamica con l'aiuto di Medjugorje. Perché ci avrei decine di milioni di cose ancora da dirvi, ma insomma cerco di andare verso la sintesi. Se volete una frase sola per spiegare ai vostri amici a che serve Maria, io la vendo in questa maniera e la chiamo l'effetto Magalli. Voi dite, e che c'entra l'effetto Magalli? C'entra. Quando ci stanno i quiz televisivi, vi arriva la telefonata, drin drin, e c'è Magalli o qualcuno dei conduttori vari, no, ma Magalli è quello topico di questo, cioè quello, diciamo, il più caratteristico secondo me su questo aspetto della telefonata, che dice, signora, sì, allora mi dica, che ne so, quando è nato Napoleone, così vince questo premio. Allora, voi state là, guardate la televisione, la signora che sta dall'altra parte del telefono, se sa quando è nato Napoleone, non se lo fa ripetere due volte, lo dice e poi dice, ho vinto! Se non sa quando è nato Napoleone, che fa? Dice, Sor Magalli, mi spiace, non lo so, arrivederci e grazie, sono molto grata del pensiero, ma mi spiace, e chiude. Ma manco per idea. Che dice? Sor Magalli, me lo dà un aiutino? Ecco, io la immagino così. Quando qualcuno mi dice, ma c'è bisogno di Maria, Gesù Cristo, il cristocentrismo, ecco, ma beato te, c'hai la grazia del Padre Eterno che se ti basta, c'hai la fede così forte che tu hai la certezza assoluta e ti basta la certezza che Gesù Cristo per te vale in maniera assoluta, lo senti così forte che lui da solo ti basta, ringrazia il Padre Eterno della grazia che ti ha dato. Io non è che non mi basta, ma è solo che ho bisogno di questo aiutino. Dato che lo posso utilizzare, è come quei bonus che c'è, che dà qualche quiz, no? Dice la telefonata a casa, la cosa. Ecco, questa è una, la telefonata a casa, il pubblico. C'è sta aiutino? Io dico, perché non approfittarne? Questo è un concetto fondamentale. E allora, dentro questa dinamica, voi che siete ovviamente convinti quanto me di tante, della bontà di tante apparizioni, concludo semplicemente dicendo che una delle cose che ogni tanto mi torna alla mente come battuta, ma non troppo, l'ho scritta anche in vari libri o la ripeto sempre, è una cosa che sempre statisticamente parlando è evidente a tutti. C'è una canzone
di chiesa, Santa Maria del Cammino, che tutti abbiamo cantato, ma non so quante migliaia di volte, io mi sono fatto un conto, sono 40 anni che è stata scritta. Solo in Italia, no? Le parrocchie sono 26.000, ogni anno sono 50, facciamo conto tondo, no? 52 domeniche, quindi 50 per 26.000 per 40 anni. Quante messe si fanno ogni domenica in queste 26.000 parrocchie? Mettiamo una media di 3 per 3. Quanti milioni di persone vanno ogni domenica a messa? Mettiamo 12-15 milioni, mediamente, perché voglio dire, stiamo partendo da 40 anni fa, quando erano molti di più, arriviamo adesso. Fate sta somma, esce una somma con miliardi. Miliardi di volte abbiamo cantato in questi 40 anni «Vieni, o madre, in mezzo a noi». E io dico sempre, questa è la prima strofa, no? Che bello, che bello, che bello, vieni madre in mezzo a noi, una roba bella, spirituale, eterea, no? Come tu vai a Lourdes, prega per me. Sì, per carità, però come diceva Padre Pio, a cui dicevano, padre preghi per me, lui diceva, sì ma pure tu, tutti quanti pensano, dice, prega per me. No, diceva, pure tu prega per te. Che è facile dire a me che vado a Lourdes, prega per me, ma pure tu devi pregare per te. Per cui io le immagino sempre così, anche oggi, durante la messa, a un certo punto al Padre Nostro, vari di voi si sono tenuti per mano. Perché la preghiera del Padre Nostro tenuto per mano vale 12 punti, mentre quella senza tenersi per mano vale 10 punti, no? Secondo... No, perché vale per noi, perché al Padre Eterno, io sono convinto, non voglio pigliarmi tante libertà, però insomma, quello che conta è la preghiera del Padre Nostro, ci ascolta. Se ci teniamo per mano è perché noi, tenendoci per mano, ci sentiamo più fratelli, più uniti nella preghiera, ma è un fatto nostro. Non è che perché se ci teniamo per mano la preghiera vale di più, se no vale di meno. Allora, questa prima parte è questo aspetto, l'aspetto etereo. Vieni, o madre, in mezzo a noi. Ma la seconda frase che dice? Vieni, Maria, qua giù. Non è che dice... Aspettami Maria che salgo io lassù, col cavolo, sì, aspetti, sì, un anno l'altro di questi, fra 20, 30, 50 anni, aspetta, vengo, sì, però per ora vieni tu qua giù. Allora, quanti miliardi di volte vi siete fatti il conto che abbiamo recitato sta roba? Vieni Maria qua giù. È 1, 2, 10, 30, 50 miliardi di volte, quello a un certo punto si rompe e dice, vabbè, mo scendo. E qual è la nostra sintesi? È proprio lei? Ma chissà se è lei? Ma mettiamo su una commissione e verifichiamolo? E allora arriva la commissione e fa quello che fanno le commissioni. C'era la famosa commissione, questa è una battuta, no? La famosa commissione che doveva disegnare un cavallo e quello che ha presentato poi era un dromedario. Che ovviamente uno dice, quella è, ma con la coda è così, con la gobba è più... No, però due gobbe sono troppe, una... No, ma senza... E alla fine esce un'altra roba. E stiamo ancora a discutere se, ma è lei o non è lei, come vi ho detto con la commissione che ha approvato un documento dopo 4 anni di lavori, 17 membri internazionali, cardinali, teologi e tutto il resto, prende, sta là dentro un cassetto e chi l'ha vista l'ha vista. Vabbè. Allora, questo per dire cosa? Che la conclusione di tutto questo è fondamentalmente l'intervento di Maria è qualcosa che non è legato al nostro desiderio, alla nostra attesa, alla nostra aspettativa, è un dono, se noi lo cogliamo come dono siamo capaci di tutto il resto, ma è una cosa storica, non è una roba eterea, astratta, come le fiabe dei fratelli Grimm, è una cosa seria, reale, di una tizia che 2000 anni fa ha campato sulla terra tale quale a voi e che quindi sa tanti problemi che ci toccano, come affrontarli e ci dà st'aiutino per poterli superare. Se chiediamo l'aiutino, non ci viene dato quello che vogliamo noi, perché ovviamente non è che uno dice fai in modo che questa cosa succeda, automaticamente succede quella, ma mediamente quello che succede è che ci viene dato ciò che ci serve realmente, anche se non ce ne rendiamo conto, magari lo scopriremo quando andiamo di là. Detto tutto questo, mi sembra che più o meno quello che potevo dire in questo spazio di tempo l'ho detto, vi direi se avete qualche domanda fatela adesso o tacete per sempre.